Esistono alcune eccezioni alla legge dell'accento. Quali sono le principali? Ma le vedremo anche nelle prossime lezioni, quindi non preoccupatevi, oggi ve le dico, ma poi le vedremo sempre più in pratica. Allora, le enclitiche que, ve, ne e altre chiamano l'accento, detto accento di enclisi, sulla sillaba che le precede, anche se questa è breve. Armacque, rosave, eccetera. Altra regola, i composti del verbo faccio, nei quali questo non muta la A in I, come invece accade in conficio, perficio, eccetera, che fanno al passivo conficior, perficior, eccetera, ecco, conservano l'accento del semplice faccio. Pate faccio, pate facis, pate facit, e al passivo patefio, patefis, patefit, e così anche satisfaccio, comone faccio, cale faccio, eccetera. In altre parole, non si tratta di veri e propri composti, ma di due parole accostate, la prima delle quali si appoggia per l'accento alla seconda. Altra regola, e per oggi mi fermo qui. Le parole che hanno subito l'apocope, cioè la caduta della vocale finale, è importante utilizzare un po' di termini tecnici, ma li imparerete anche questi in corso d'opera, perché io li userò spesso. Ecco, le parole che hanno subito la caduta della vocale finale, l'apocope, conservano l'accento sulla sillaba che era penultima, prima dell'apocope, e che dopo è diventata ultima. Ad esempio, ilic. Da ilice, aduc, da aduce, eccetera, eccetera. La cosa è ovvia se si pensa che così accade anche in italiano, su andare e andar, maggiore e maggior. Ecco, l'apocope non comporta che l'accento si sposti. Poi mi voglio fermare in questa seconda lezione sulle parti delle parole, perché dobbiamo iniziare anche a leggere e a scrivere il latino. Nelle parole italiane casa, case, bello, bella, belli e belle, distinguiamo una parte invariabile, cas e bel, e poi una parte variabile, a, e, o, a, i, e. Vedete in lavagna? La prima si chiama tema, l'altra si chiama desinenza. E la stessa cosa accade in latino. Guardate qui, con la parola amicus, amici, bonus, bona, boni. Tutto questo però merita una precisazione. Per rendere più facile e più comprensibile il discorso, abbiamo appena detto che le parole, anche in lingua latina, sono costituite da due elementi, il tema, invariabile, e la desinenza, che è sempre variabile. A proposito della desinenza, si usano come sinonimi i termini desinenza, uscita, terminazione. In realtà bisognerebbe ricordare che propriamente fra desinenza e terminazione, o meglio l'uscita, esiste una bella differenza. Ad esempio, nel genitivo plurale della prima declinazione, la terminazione o uscita, arum, è costituita dalla vocale a, detta vocale tematica, e dalla desinenza rum. Considerazioni analoghe si possono fare anche a proposito del tema. In realtà è formato dalla radice e dal suffisso. La radice è l'elemento minimo, portatore del significato di base, comune a molte parole, sostantivi, aggettivi, verbi, che riconduce a quel significato. E il suffisso, che è l'elemento che aggiunge alla radice, forma un termine derivato. Ad esempio, nella radice am di amare, amorem, amicus, ecco, vediamo, no? Amare, verbo, amorem, sostantivo,
amicus aggettivo. Dalla medesima radice, am, derivano, grazie ai suffissi, parole appartenenti a categorie grammaticali diverse. Sempre riguardante le parti delle parole, arriviamo alla scomposizione in sillabe. Le parole latine si scompongono in sillabe come con le stesse leggi come per quelle italiane. Ad esempio, in una parola si contano tante sillabe quante sono le vocali, escluse la I, la U, che sono semivocali, oppure attraverso i dittonghi. Ad esempio, in latino, pater, patria, hortus, iubeo, Cesar, aurum. Poi andiamo avanti, una consonante intervocalica fa sillaba con la vocale che segue, sororem, ego, ora. Il gruppo Q fa sillaba con la vocale o con il dittongo che seguono, aqua, equalis, equus, eccetera. Ancora avanti, due consonanti poste fra due vocali si separano, una fa parte della sillaba che precede, l'altra della sillaba che segue. Factus, annus, arma. Se le due consonanti sono mute, P, B, C, G, T, D, oppure la F seguita da liquida, la L e la R, si appoggiano entrambe alla vocale che segue. Simplex, lacrima, magistra. Ancora, tre consonanti poste tra due vocali si separano in modo da collegarne due con la vocale precedente e una con la vocale seguente. Sanctus, Redemptor, eccetera, eccetera. Nelle parole composte con preposizione, quest'ultima rimane a sé. Abavus, ab più avus, si scompone in abevus, non abavus, abevus.